scelgono di condividere con noi momenti culturali promossi qui dalla Mondadori. E io ringrazio veramente in apertura, perché solitamente i ringraziamenti si fanno alla fine, noi preferiamo farli all'inizio perché alla fine ci salutiamo sempre con un buon aperitivo e quindi magari anche l'occasione per rivolgere qualche domanda all'autore, all'ospite di turno, per cui ringrazio subito il Lions Club Nola Host Giordano Bruno con il presidente Nello Manzi per aver accolto nuovamente il nostro invito a far parte di questa grande famiglia culturale che è la Mondadori qui a Nola. Siamo nati, oramai sono circa 6 mesi, il 19 maggio spegniamo, diciamo, mezza candelina, quindi sono 6 mesi che siamo qui, però in 6 mesi dobbiamo dire che siamo contenti, ci riteniamo particolarmente felici perché, come dicevo prima, anche con Massimiliano Virgilio, lo scrittore che questa sera è ospite qui da noi, abbiamo raggiunto importanti risultati, soprattutto in termini di gradimento per quanto riguarda il pubblico dei giovani. E a proposito di giovani, voglio subito salutare e ringraziare una rappresentanza dei giovani, degli alunni del liceo classico con Giuseppe Carducci di Nola, qui con noi, con le professoresse Patrizia Sorrentino e Rosa Manganelli che dovrebbero raggiungerci da qui a qualche momento. E voglio ringraziare e salutare, ecco è arrivata Patrizia Sorrentino, la prof Patrizia Sorrentino, e voglio salutare anche le amiche Ivana Mascia e Maria Marino della scuola Amedeo Beethoven di San Vitaliano per essere qui con noi, anche perché questo luogo di aggregazione e di condivisione, visto il poco tempo a disposizione rispetto all'anno scolastico, punta a diventare un luogo di riferimento anche per le platee scolastiche nell'anno che verrà, diciamo così. Anche se ne parlavo con i ragazzi della scuola Giordano Bruno, questo è un luogo anche, Massimiliano, è un luogo di condivisione mattutina, perché la mattina noi facciamo un progetto, non fanno filone, vengono con i docenti, li accompagnano qui, i docenti a cadenza giornaliera, oramai dobbiamo dire, era diventato un impegno che doveva essere settimanale, mensile, fortunatamente è diventato un impegno quotidiano, soprattutto nel mese di maggio, perché questo appuntamento di stasera rientra nell'ambito del programma Maggio Fioriscono i Libri, programma promosso dalla Mondadori, e ogni mattina c'è una o più classi delle scuole del territorio che vengono qui a fare la colazione letteraria, letture di gusto l'abbiamo chiamato, proprio per favorire loro il gusto della lettura, il piacere della lettura accanto alla lettura di un buon libro, perché vogliamo insegnare loro che è possibile parlare di argomenti anche importanti come può essere la legalità, il bullismo o anche l'emergenza climatica con una buona colazione. Detto ciò, molti di noi già lo conoscono, Massimiliano Virgilio, autore televisivo, sceneggiatore, scrittore napoletano, per la prima volta forse scrivi con Rizzoli. Già fatto altre cose, Il tempo delle stelle. Il tempo delle stelle, devo dire la verità, chi come me ha avuto il piacere già di leggere questo libro, è un libro davvero interessante, noi abbiamo parlato qualche volta anche sui social. È un libro che qualcuno di noi magari immagina possa essere un argomento che riguardi solo esclusivamente l'atmosfera, o meglio la sfera femminile. Invece questo libro parla della mancata genitorialità vista dagli occhi dell'uomo, visto quindi dall'occhio maschile. Ed è una storia bellissima, Giuseppe e Lara, che la classica coppia, che è una coppia particolare, una coppia speciale, perché è una coppia chiamata entità, tu la chiami entità, entità perché è una sola cosa questa coppia, sino a quando alla soglia dei 40 anni questa coppia decide di avere un bambino, però questo bambino non arriva in modo spontaneo, non arriva nemmeno attraverso la fecondazione assistita, e quindi è lì, in quel momento, che a un certo punto inizia a incrinarsi qualcosa, un equilibrio che si pensava fosse tale, fosse appunto equilibrio, ma che forse equilibrio non è. E c'è una didascalia di Roberto Saviano proprio sulla copertina del libro: Virgilio ha illuminato il buio e ha dimostrato che dopo l'inferno non c'è la dannazione, ma la vita. Virgilio ovviamente il poeta, anche se qualcuno potrebbe pensare che se anche tu, secondo me, hai anche giocato con il nome, sì, sicuramente. Il tempo delle stelle, le stelle intese come desiderio, ovviamente, un desiderio represso, un desiderio mancato, un desiderio che tarda ad arrivare, che forse non arriva, ma che nonostante tutto e tutti non compromette del tutto la stabilità.
Sì, innanzitutto grazie di essere qui. Sono molto felice di esserci. Tra l'altro, insomma, sembra che Nola in parte mi abbia adottato, no? Nel senso, quindi saluto tutti gli amici e anche quelli che appunto dovevo incontrare tempo fa e per qualche motivo, tipo una pandemia, non ho potuto incontrare. E quindi insomma sono molto felice di essere in questa libreria che trovo bellissima, lo ripeto, l'ho detto prima in privato e lo dico adesso, e secondo me le librerie belle sono, come dire, la cosa più vicina per me che leggo alla vostra età, insomma, che e leggo non perché avessi tanti libri a casa, ma perché semplicemente mi annoiavo e quindi ho iniziato a leggere e da lì mi sono perso, diciamo, in questa, addirittura ho avuto la presunzione di poter diventare uno scrittore. E prima non erano così belle le librerie, le quali, queste, insomma, la luce, il bar, addirittura la colazione letteraria, che voglio dire, mi sembra stupendo, nel senso che in Francia, per fortuna, un paese dove si sostiene la lettura, non diciamo purtroppo, non parliamo del nostro paese perché sennò ci mettiamo a piangere tutti e non la smettiamo più, e c'è il quarto d'ora quotidiano, obbligatorio a scuola di lettura, no? Che è una roba che ha solo l'idea di pensare di poter incentivare con delle minime cose, così già cambierebbe un po' tutto. Ma insomma, restiamo qui, proviamoci noi, diciamo così, proviamoci voi, provateci voi, no? Soprattutto mi rivolgo alle docenti e ai docenti che sono qui. E questo libro sì, in effetti ha molto a che fare con i giovani, ma da un punto di vista diverso, cioè a un certo punto, intorno ai 40 anni, mi sono chiesto, con me e mia moglie, ci siamo chiesti cosa avremmo voluto del futuro, cosa ci restava. Lo so, può sembrarvi triste, ma non è triste, in realtà tutti noi facciamo sempre dei bilanci ogni tot, anche se a 40 anni si è molto giovani, diciamo. Però cosa ci restava, no? Io ho esaudito il mio sogno di scrivere film, romanzi, lei il suo lavoro, tutto sommato, insomma, non ce la passiamo male. Cosa ci restava? E cosa c'era di insoluto nella nostra vita? E a un certo punto ci siamo detti, ma forse, non ce l'avevamo mai detti, ma forse un figlio. E non era un desiderio che francamente avevo. E questo figlio poi non è arrivato. Poi è arrivata la pandemia. La pandemia, come tutti sappiamo, ha bloccato in larga parte i servizi sanitari e quindi quel percorso che avevamo iniziato in collaborazione, diciamo così, con i servizi sanitari, poi si è dovuto scontrare col fatto che il tempo della cultura di due quarantenni che si svegliano, insomma così, a 40 anni più o meno, cercano di avere un figlio, non è più congruo rispetto magari ai tempi della natura, perché a volte succedono delle cose che non semplicemente così. E quindi ho ripensato una cosa, mi ricordo che quando ero bambino, nel mio quartiere napoletano, i Ponti Rossi, mi ricordo una volta sentì dire degli uomini che parlavano di un tizio, di una coppia che non aveva avuto figli, e dicevano, ma chi non ne può? No. E ho capito anche una cosa, che poi andando avanti, studiando, incontrando delle ragazze a volte giovanissime, ma veramente giovanissime, tra i corridoi del policlinico oppure insomma, nelle sale d'aspetto di questi ginecologi, non, spero che non ci sia un ginecologo in platea, no, che a volte appaiono diciamo come più che dei medici, dei sequestratori, cioè qualcuno che in realtà il bambino ce l'ha già. Sta solo aspettando che tu vada a dire quanto dobbiamo per il riscatto, diciamo, no, per a volte, sia chiaro, perché a fronte di questo poi c'è un'immensa bontà, un'immensa, insomma, le persone non si può dividere, insomma, il mondo in buoni e cattivi così facilmente. E ho scoperto che anche non c'era solo quelli lì di cui non si poteva parlare, chi non è buono, c'è anche la donna, il corpo della donna, che a un certo punto, se davanti all'infertilità non si poteva neanche citare, non si poteva neanche dire, ancora più profondo dello stereotipo tipicamente maschile. Questa cosa mi ha molto colpito, perché io sono cresciuto in un mondo e in una generazione che ha sempre guardato avanti, no? Sto problema poi di averli figli, di farli addirittura, non
non è neanche un problema contemplato. I figli e il futuro soprattutto arriva in tanti modi. Lasciamo stare tutte le possibilità di diventare genitori, insomma, che conosciamo e che sono tutte valide, ma anche l'idea che, insomma, il futuro non passa, cioè essere, come dire, creatori di qualcosa non ha a che fare col generare figli. Ecco, questa è la questione, secondo me. E la vera attenzione che